95, quando venne Giovanni Paolo II qui a Trento, io presentai il libro dell'allora vescovo di Innsbruck, Reinhold Stricher, che tradussi insieme a mia sorella, Il messaggio delle montagne. L'altra sera ero dai Salesiani, ho parlato con 120 ragazzi tuttavia, e ho parlato anche del contenuto di quel libro. Una delle, diciamo, è un libro che, prendendo spunto da alcune cose che tutti noi avvertiamo quando andiamo in montagna, che magari sentiamo ma non sappiamo poi esprimere, dall'eco alla sorgente, eccetera, ce n'è una capitoletto che riguarda la tabella segnaletica. Ecco, la tabella segnaletica, quel capitoletto, per me è strettamente collegato alla filosofia dei sentieri tracciati. Vi dico la sintesi, ma bisognerebbe leggerlo dalla prima riga all'ultima. Dice: la tabella segnaletica in montagna non la trovate in mezzo al sentiero, la trovate in parte, discosta, è discreta. Se fosse in mezzo al sentiero ci darebbe fastidio. Essendo discosta e in parte, vi invita ad andare. Vi segnala, è come dovrebbe essere il nostro modo educativo, non in modo impositivo, non in modo che diventa pesante, è un modo da secondare. Ecco, vi invito ad andare a riprendere in mano a chi non lo abbia questo, perché credo che lì troviamo tante perle. E da ultimo un invito a Vita Trentina. Io ho apprezzato molto come Vita Trentina ha anticipato, come Vita Trentina ha seguito l'anno scorso il sentiero tracciato dell'Alto Adige. Però faccio uno sforzo in più. Ci sono tanti settimanali diocesani che non hanno avuto la vostra capacità. In occasione di questa pubblicazione, mandatela all'Amico del Popolo Belluno, mandatela a Udine, mandatela a Trento e Lombardia. È una promozione intelligente del vostro territorio, ma soprattutto è un cercare di contagiare in positivo con idee che abbiamo riscoperto insieme e che vale la pena che riscoprano anche altri che fino adesso non ne hanno avuto la capacità o la possibilità di avvertire.